bon ton dell'età. Sì, si può chiamare così. Ogni età deve avere il suo stile, soprattutto in tema di moda, eccezion fatta per le celebrities. Non basta più il buon senso per stabilirlo, ci ha pensato anche un sondaggio inglese. E dunque, ecco il verdetto. In tema d'estate, il bikini va evitato una volta compiuti i 47 anni. Un capo d'abbigliamento troppo inclemente che svela corpi che erano magari tonici e sodi. Va bene la ginnastica, la chirurgia e compagnia bella, ma il corpo cambia. Non parliamo poi delle variazioni sul tema, trichini o incrociature varie che segnano ogni piccolo difetto da lasciare alle modelle. Dai 35 anni bandite le minigonne, il fisico bestiale c'è la Madonna, ma appunto ce n'è una sola. Le lunghette e i pantaloni hanno sempre il loro perché. Al bando anche tatuaggi e piercing, ancora all'ombelico, ma sulla lingua dicono essere sinonimo di cattivo gusto. E poi occhio ai piedi. Dopo i 45 anni, dato che il supermercato sotto casa non è una passerella o un red carpet, vanno benissimo, sempre secondo un sondaggio, tacchi 6-7 cm. Ricordatevelo, a Westminster per le nozze ci va solo Victoria Beckham con le scarpe tacco 16. Semaforo rosso anche per i leggings a 45 anni, troppo stretti, fascianti, come dire il nero smagrisce ma non fa miracoli, sempre che una non si chiami Jennifer Lopez, ma anche lei alla fine è stata paparazzata con la cellulite. E se siete over 50, toglietevi dalla testa l'extension o capelli dalla lunghezza oltre le spalle, troppa poca classe, anche perché poi la tinta urge e la ricrescita è in genere molto peggio, perciò puntate sul sorriso, quello non passa mai di moda, almeno fino al prossimo bizzarro sondaggio inglese.